Prima di iniziare il video vi rubo un secondo. Se state cercando un fantacalcio in inglese che possa garantirvi premi incredibili, come vedete in sovraimpressione, vi invito a seguire il link che trovate qui sotto in descrizione. Scegliete Serie A Fantasy. Fatemi sapere se siete interessati a qualcosa del genere e appunto divertitevi, create la lega, comprate i calciatori, è tempo di fantacalcio. Serie A Fantasy e premi incredibili. Federico Chiesa. No. Non sono impazzito, ma è il numero di maglia, non è più il 22, è il numero 7. E 7 sono esattamente i giorni che mancano all'inizio della nuova stagione per quanto riguarda la Juventus. Perché, lo sappiamo tutti, il 15 di agosto si torna in campo e inizia il campionato un pelo prima rispetto agli altri anni. Tanto buongiorno a tutti, ben ritrovati, buon lunedì, spero che abbiate trascorso al migliore dei modi il vostro weekend. Meglio di quanto non abbia fatto la Juventus, perché purtroppo nella giornata di ieri abbiamo disputato l'amichevole con l'Atletico Madrid, che in un primo momento doveva tenersi a Tel Aviv, lo sappiamo, poi è stata annullata, spostata, riprogrammata. Amichevole che ci ha visto uscire con le ossa decisamente rotte 4-0. Ora metto le mani avanti, chi mi segue su Twitter lo sa, io un'amichevole non l'ho vista perché ieri ero al mare, avevo programmato la giornata al mare nel momento in cui avevano annunciato di non fare poi la partita, e quindi era già troppo tardi, avevo il compleanno di un amico e avevo intenzione di rivedermela questa mattina, ma devo dirvi la verità, pensare di dovermi mettere a guardare una partita della Juve, dove tra l'altro ho sentito che c'è stato un solo tiro in porta, cioè quello di Miretti, in una sconfitta per 4-0... non è proprio allettante come idea, e quindi ho deciso di non farlo, e ho deciso quindi anche di non parlarne per forza di cose. C'è da dire un paio di cose però, c'è da fare qualche riflessione, perché come abbiamo detto prima, se mancano 7 giorni all'inizio del campionato, una batosta del genere non è proprio il massimo. Poi è un amichevole, non conta niente, è calcio d'agosto, sono tante cose che abbiamo già detto negli anni. Sul discorso amichevoli vorrei portarvi alla mente la vittoria con l'Atalanta dell'anno scorso, che abbiamo disputato, che abbiamo giocato allo Stadium, abbiamo vinto allo Stadium, una bella vittoria per 3-1, con quell'azione Ronaldo Chiesa di Bala, non so se la ricordate, anche molto bella, quel tridente che purtroppo non è mai stato poi utilizzato per la stagione appena conclusa. Abbiamo vinto, poi l'annata è stata brutta, ricordo di aver perso con il Lucento, mi pare, in amichevole per 3-2, giusto? Il primo anno di Allegri, che poi la Juventus va a sfiorare il triplete perdendo la finale di Berlino con Barcellona. Mi ricordo il primo anno di Conte, ora mi ricordo, andiamo un po' indietro, però a memoria vi dico che probabilmente non abbiamo mai vinto nemmeno un amichevole quell'anno lì, prima del campionato, quindi le amichevoli lasciano decisamente, decisamente il tempo che trova. Però quest'anno, ragazzi, c'è da dire una cosa, che sono forse il più grande sostenitore della frase il calcio d'agosto non mi interessa. Quest'anno deve interessarci, quest'anno deve importarci, quest'anno è diverso dagli altri anni. Perché? Perché la Juventus nel mese di agosto giocherà molte più partite rispetto al passato, per via del mondiale, per via del campionato anticipato, e quindi la domanda sorge spontanea: ma oggi siamo pronti sì o no? Non solo chiave mercato, perché chiave mercato lo sappiamo che siamo indietro, abbiamo dei buchi, abbiamo dei reparti in cui siamo scoperti, ma sotto il punto di vista del campo, che rimane sempre la cosa più importante, siamo pronti oppure no? Perché già con Real Madrid nel secondo tempo ho avvertito quell'aria negativa, e ve l'avevo detto, l'avevo riportato nel video, di una squadra che aveva iniziato a mollare qualcosina. Contro il Barcellona è stata una partita che divertente, ci può stare, non stiamo parlando di nessuna amichevole né fantastica né troppo brutta, perché anche la sconfitta con Real, comunque il primo tempo secondo me era stato ben giocato dalla Juventus, poi ci manca sempre gli ultimi metri, quella di ieri ovviamente non l'ho vista quindi non la posso considerare, ma le amichevoli per me hanno sempre un peso specifico differente. Però mai come quest'anno è veramente importante prepararsi al meglio, ad iniziare al meglio il campionato, e sono sincero, mi dispiace tanto di vedere una Juventus che ne prende 4 e ne prende 3 da Alvaro Morata, giocatore che tra l'altro conosciamo molto bene, quindi deve essere anche un incentivo a marcarlo in una maniera adeguata. Ho visto i gol che abbiamo preso, ragazzi, le comiche, cioè la rimessa con le mani dell'Atletico, e Morata che butta per terra Bonucci e poi salta Bremer e infila Szczęsny, cioè
quel gol lì, boh, e poi stiamo fermi, mettono i palloni in mezzo, stiamo fermi. Cioè qua non si parla, come sempre, del dominio della partita. Cioè qua si parla veramente di attenzione, qua si parla veramente di concentrazione, che sono cose che il dominio della partita, il pressing, l'intensità di voler sempre fare la partita, quello non appartiene alla Juventus di Allegri, molto difficilmente gliel'abbiamo visto fare, anche quando si vinceva in altri modi. Ma l'attenzione, la concentrazione, la voglia, se le squadre Allegri toglie anche questo, non c'è niente. E veniamo da un anno, direi, abbastanza deludente. E se non iniziamo a metterci nella testa che queste cose vanno assolutamente cambiate, poi non vinciamo neanche quest'anno dopo, eh. Quindi occhio, mettiamocele in testa che sì, amichevoli, sì, calcio d'agosto, ma anche sì, amichevoli, sì, calcio d'agosto, perché tra 7 giorni inizia il campionato. Chiudo la parentesi, da persona che ha visto solo gli highlights, quindi non può dare un giudizio sulla partita. Do un giudizio però sulla Juve. Attenzione, perché in questo precampionato ho visto un'alternanza di cosine ok e di cosine meno ok. Poi sono amichevoli, calcio di luglio, calcio d'agosto, quello che volete. Ma inizia il campionato. Mercato, dato che abbiamo parlato anche di mercato. Kostic molto più vicino. Sembra che la Juventus abbia intenzione di alzare l'offerta trattando la parte dei bonus, no? Quindi avvicinarsi alla richiesta tramite dei bonus, facilmente, difficilmente raggiungibili, questo poi lo vedremo in futuro, però Kostic sembra sempre di più un calciatore prossimo a diventare della Juventus, quindi aspettiamolo, ma anche qua mancano 7 giorni. E dato che Ken è squalificato alla prima, e Ken ieri pure è arrivato in ritardo all'amichevole, quindi non ha partecipato, serve qualcuno lì, perché ieri abbiamo giocato con Sulé, e non so se l'intenzione della Juventus e dell'Allegri è di mettere titolare Sulé anche nella prima partita di campionato, perché ribadisco, abbiamo perso 4-0, dà fastidio, mi dà meno fastidio perché ero al mare e non l'ho vista, ma lunedì prossimo col Sassuolo è pesante, inizia a essere pesante già col Sassuolo, che è una squadra ostica da affrontare. Mi dispiace tornare sull'argomento, pensavo di averlo concluso, niente. Comunque Kostic molto vicino, e attenzione perché dall'Inghilterra, ragazzi, sta arrivando anche questa voce di un Adrien Rabiot che potrebbe essere interessato a cambiare aria, perché il Manchester United a quanto pare avrebbe addirittura parlato con la Juventus, trovato un accordo con la Juventus, a quanto si legge dai giornalisti inglesi, ed ora sarebbe pronto a dialogare con Rabiot e il suo entourage, cioè la mamma Véronique. Però non sembra proprio tutto questo accordo totale tra le parti, ecco, tra Juve e Manchester sembra di sì, da quanto ci riportano questi giornalisti, poi vedremo se saranno affidabili oppure no, anche tante testate, però tra Rabiot e il Manchester e tra Véronique e il Manchester sembra esserci ancora qualcosina, probabilmente perché anche lo United vorrà eventualmente cercare di abbassare lo stipendio di Rabiot, non potrà garantirgli i 7 milioni che percepisce oggi, però attenzione perché si sta trattando, e come riporta Sky, non solo Paredes, ma potrebbe essere anche Frattesi, un nome interessante per il centrocampo della Juventus, qualora poi arriverà ad uscire davvero Rabiot. Stiamo aspettando la partenza di Arthur, stiamo aspettando di capire Rugani che cosa vorrà fare, stiamo aspettando l'offerta per Kostic, stiamo aspettando il Sassuolo, stiamo aspettando tantissime cose. Non lo so, io ho questa sensazione, ma ve lo dico da un po', mi dispiace, cioè non è una novità, per chi segue tutti i video lo sa che io dentro ho questa sensazione di essere incompiuti, di essere indietro, e la gente continua a dire ma non è vero, non siamo indietro qua. Io mi sento veramente molto indietro, tremendamente indietro, e spero che questa sia la settimana che va a colmare tante lacune e va a sciogliere alcuni dei miei dubbi, perché quest'anno davvero, ragazzi, non si può più sbagliare, eh.